99 presenze in Guinness Pro 14 per Oliviero Fabiani, che questo sabato al Liberty Stadium di Swansea potrebbe diventare il nono azzurro a tagliare il traguardo delle 100 gare ufficiali in campionato celtico. Sicuramente è un privilegio e un onore e poter partecipare a questo campionato. E è un campionato duro con tante squadre, tutte le squadre sono molto forti e bisogna essere sempre pronti per affrontarle tutte le domeniche o i fine settimana. Come è cambiato il campionato? Sicuramente si è evoluto sotto il punto di vista della velocità e sotto il punto di vista della fisicità del gioco, e il ritmo è sempre molto elevato ed è questa la grande differenza, diciamo, dall'alto livello ai livelli inferiori. Lo stadio che mi ha impressionato di più, sia per il tifo che per il calore che per, diciamo, la storia, è sicuramente il Revenue di Belfast, dove giocano gli Ulster, ma tutti sono stati molto importanti con storia rugbistica all'interno. Se dovessi trovare un giocatore che mi ha impressionato di più all'interno della mia carriera o che mi ha condizionato anche di più, sceglierei il mio pari ruolo e direi che Rory Best e Ken Owens sono due giocatori che mi hanno veramente impressionato per la loro professionalità e per la loro dedizione al lavoro e la forza nel giocarci contro. E se dovessi trovare delle squadre o una squadra che nel corso degli anni mi ha impressionato per la sua forza, la sua costanza e continuità, direi sicuramente il Leinster. In queste tre settimane che ci hanno avvicinato alla partita di sabato, devo dire che la squadra e i ragazzi, insieme anche allo staff tecnico, abbiamo lavorato molto duro per prepararci al meglio per questa partita, sia in campo che anche fuori dal campo, con lo studio, con riunioni, con lavorare molto sul dettaglio, e abbiamo anche approfittato della pausa per lavorare sotto il punto di vista fisico e quindi riprendere dei carichi. E è stato un bel periodo condizionato anche dal discorso del Sei Nazioni, dove molti giocatori della nostra squadra fortunatamente sono impegnati con la nazionale, di cui siamo molto orgogliosi di questa cosa, e quindi era il nostro gruppo era ristretto e ci siamo focalizzati molto sull'obiettivo di questa partita. Gli Ospreys sono una squadra che viene da un periodo positivo e dove fa del gioco degli avanti e della forza in mischia chiusa e in touche il loro punto di forza. E siamo preparati, abbiamo studiato e diciamo che a prescindere da questo, come in tutte le partite di rugby, la parte attitudinale farà la differenza. Quindi noi come pacchetto di avanti siamo pronti e andremo a affrontare la partita nel giusto modo, e di certo abbiamo molto rispetto per gli avversari. Il risultato si costruisce tramite la prestazione, quindi con una prestazione positiva possiamo pensare al risultato. Prima non possiamo pensare a nient'altro che alla nostra prestazione e concentrarsi su noi stessi, sapendo e avendo studiato quello che sono gli avversari e senza pensare al risultato. E una volta fatta questo si vedrà, ma sempre i risultati passano attraverso la prestazione, quindi concentrarsi su di noi e sul nostro lavoro e farlo in maniera individuale rapportata al collettivo.